per il quarto anno consecutivo la CL Sezione Idello ha organizzato lo spiedo qui da Baratti Lorenzo, che colgo l'occasione per ringraziare. È la cena di sezione che facciamo tutti gli anni. Quel messaggio che ho voluto trasmettere quest'anno ai miei cacciatori, e non solo ai cacciatori presenti, ma anche agli agricoltori presenti, perché c'erano anche numerosi agricoltori e allevatori, è che dobbiamo stare tutti uniti. Dobbiamo far sì che la guerra tra poveri, ma realmente però, non dimenticarci che quando ci dicono che la guerra tra poveri deve finire, perché non è altro che una guerra tra poveri, andiamo a casa e poi ce ne dimentichiamo. Ricordiamocelo, perché lo sottolineo ancora una volta, è importante che non ci facciamo più la guerra tra di noi. Colgo l'occasione anche per ringraziare il presidente di Civiltà Rurale, Carlo Bignami, e tutti i componenti, perché con Civiltà Rurale stiamo portando avanti da 2 anni una bellissima trasmissione sull'agricoltura, sul territorio e anche su alcuni aspetti della caccia, che si chiama appunto Civiltà Rurale, va in onda su Rete Brescia, e con tanti sforzi e sacrifici stiamo facendo veramente un bel lavoro. E quindi un ringraziamento particolare a tutte le persone che hanno reso possibile questa iniziativa e che hanno partecipato a questa iniziativa. Mi raccomando, uniti. Voglio cogliere l'occasione questa sera, in un contesto bellissimo qui a Corticelle, in una serata organizzata dall'ACL, di parlare della nostra rubrica Civiltà Rurale, una trasmissione che parla di agricoltura, di caccia e cerca di mettere in risalto quelle che sono i valori e le tradizioni di un territorio. Vi ricordo l'appuntamento della nuova serie di puntate, prima di Caccia Dintorni, il giovedì alle 20:30, mi raccomando, su Rete Brescia. Non mancate, l'appuntamento è molto importante.